Buongiorno e ben ritrovati in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo per un nuovo appuntamento con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco in studio con me, Fra Italo Sant'Agostino. Buongiorno a tutti, ben trovati anche oggi con questo inizio di settimana. Una settimana che ci sta proiettando verso il Natale in maniera molto, molto rapida. Siamo qui insieme per parlare ancora oggi dei temi della sostenibilità e di cercare come convertire di più il nostro cuore. Affinché possiamo amare e rispettare di più il nostro pianeta e portare la pace. Sì, Fratello, anche oggi una giornata ricca di collegamenti, di contenuti, di notizie, anche perché stiamo vivendo gli ultimi giorni della COP28 di Dubai. COP28 che si sta per concludere a Dubai. Abbiamo parlato abbondantemente di cosa sia la COP, insomma, questo vertice ONU sul clima che coinvolge i più importanti rappresentanti di Stato, ossia le persone che noi abbiamo votato proprio anche per gestire questi problemi. È alla sua ventottesima edizione ed è forse arrivato il momento anche un po' di tirare le somme, anche se ecco, possiamo dire questo ufficialmente. Ci sono dei discorsi, ma poi si sa che anche un po', come sul posto di lavoro, le cose più importanti, al di là delle riunioni, nascono intorno alla macchinetta del caffè. Quindi, sicuramente incontrarsi, al di là di quello che è stato deciso adesso, già è un grande obiettivo, è un grande passo in avanti. Che allora, cosa però. però permettimi sì. di anticipare, credetelo soltanto che uno dei collegamenti di oggi sarà proprio in diretta da Dubai, dove c'è il founder di ZeroC o due che ci racconterà un po' come è andata eh, appunto da un interlocutore privilegiato come lui che ha, vi ha visto da vicino quello che è successo gli, gli sia nelle che alla <ride> macchina del caffè. Gli chiederemo soprattutto il dietro le quinte <ride> e comunque una delle prime conquiste diciamo di questa riunione è, stato, è stata l'istituzione di un fondo per aiutare i paesi più poveri ecco proprio loro che sono anche meno responsabili del danno climatico ma anche coloro che hanno più bisogno di un incentivo per poter ripartire e mettersi in corsa. A livello generale notiamo una spinta notevole verso l'utilizzo dell'energia nucleare, fino a poco tempo fa c'erano anche un po' di problemi ancora di dubbi sulla sicurezza relativa a questo tipo di energia, adesso invece notiamo che a livello generale viene promossa, soprattutto consigliata anche per favorire un passaggio verso fonti di energia che siano più rinnovabili. E appunto sulle energie rinnovabili è stato lanciato un nuovo accordo. Hanno aderito 116 paesi, tra cui Cina e Stati Uniti, e si sono impegnati a triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030 molto interessante questo cambio diciamo, di marcia, anche perché va in linea con quella che è l'eliminazione dei combustibili fossili. Anche questo è stato uno dei temi dibattuti molto perché ci sono interessi economici grandi, molta della nostra economia comunque si basa sui carboni, sulle plastiche, il petrolio e quindi c'è tutto un sistema economico che regge sull'utilizzo di questi materiali, quindi cercare di fare un passo in avanti senza mortificare coloro che già vivono, di questo ecco, deve essere fatto in maniera oculata e soprattutto produttiva. Questi sono diciamo, per ora gli argomenti più importanti toccati qui alla COP28. Cosa si fa invece in Europa? C'è una notizia simpatica dalla Francia, simpatica e utile perché... Dal luglio del prossimo anno in Francia i supermercati dovranno adeguare i loro parcheggi. Tutti i parcheggi che prevedono almeno 80 posti dovranno munirsi di pannelli solari. Questo perché? Per garantire sia al supermercato di poter recuperare sulla propria energia, ma anche e soprattutto quella poi di poter ridistribuire l'energia in eccesso al, alla popolazione. Quali sono un pochino anche i dati? Perché facendo una cosa del genere uno potrebbe dire ma non è niente. Invece con queste nuove disposizioni si potrebbe arrivare ad avere l'energia generata da 10 reattori nucleari senza dover costruire nuove, nuove strutture, quindi senza dover occupare ulteriore suolo pubblico e ulteriori sprechi diciamo, di, di terreno e di territorio. A me sembra una cosa geniale questa qui. Sì, senza dubbio è un'ottima notizia e poi ecco, le fonti di energia, rinnovabili oggi, di energia rinnovabile oggi sono... Non sono più ecco, una frontiera uh, da conquistare, ma un uh, territorio nel quale provare, come stiamo vedendo anche nelle immagini, a uh, gestirla in maniera, nella maniera più opportuna possibile, perché poi c'è anche la contropartita che uh, la produzione e l'installazione di tutti questi pannelli può uh, generare una sorta di... Uh, invasione a sua volta nell'ambiente per cui oggi la partita è doppia potremmo dire produrre energia da fonti rinnovabili senza comunque incidere troppo sull'ambiente è lì dove si riescono però a coniugare eh, le due cose penso che, che, si, che si vinca vedevamo nelle immagini che stanno scorrendo come per esempio i tetti eh, dei grandi centri commerciali, delle aziende, delle industrie, ma oggi anche i tetti delle nostre abitazioni invece possono essere un luogo assolutamente ideale per poter posizionare pannelli, ecco lo stiamo vedendo in questo momento, perché lì non si va ad occupare suolo eh, appartenente all'ambiente naturale, ma un suolo già trasformato per le esigenze dei cittadini. Ricavare energia in quel modo penso sia veramente utile e intelligente. Un'ultima notizia, se c'è tempo, è che proprio domani, caso mai qualcuno fosse interessato a partecipare dal vivo, si svolgerà un incontro sulla sostenibilità. A tenerlo sarà uno che ci porterà uno sguardo dall'alto, ma quando dico dall'alto dico molto molto dall'alto. Parliamo di un astronauta, parliamo di Paolo Nespoli che appunto in questo incontro organizzato dalla Camera di Commercio Comolecco alla Riofiere... Appunto, domani alle 12 alle 16, eh, domani 12 dicembre alle 16, ci sarà questo incontro. Il tema sarà punto di vista dallo spazio sulle condizioni di salute del nostro pianeta. Molto curioso anche vedere che cosa si dice da lassù, anche perché per un certo periodo di tempo tanti scarti sono stati mandati anche nello spazio senza troppo badare <ride> a quello che poteva succedere, tanto c'è spazio, si diceva. Senza dubbio un punto di vista estremamente interessante, quello del nostro astronauta, per cui siamo, seguiremo con interesse. Noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi troveremo il nostro primo ospite di oggi, che è Monsignor Ferice Acrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento. Siamo ritornati in diretta, facendo il collegamento con Monsignor Felice Acroca, Arcivescovo Metropolita di Benevento. Monsignor Acroca è uno studioso di storia medievale, già docente della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa nella Pontificia Università Gregoriana di Roma e presso l'Istituto Teologico di Assisi. È anche autore di numerosi volumi e saggi su San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, il motivo per cui eh, ecco, volevamo, eh, vogliamo intervistarlo, vogliamo sentirlo, perché con lui vogliamo parlare della visione francescana dell'uomo come custode della creazione. Attendo un'indicazione dalla regia. Eh, perché, se il collegamento non fosse ancora pronto, possiamo invece dare la linea alla comunità Laudato Si sì, di San Giovanni Rotondo, che, come di consueto, arricchisce il nostro, il nostro spazio con riflessioni e approfondimenti. Grazie, Fra Italo e grazie, Toni, per averci dato la linea. Benvenuti a tutti in questo spazio eh, all'interno del programma La Regola della Sostenibilità. Che come sapete è a cura della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Oggi qui abbiamo due giovanissimi rappresentanti di questa comunità che sono appunto Matteo e Alessia che ringraziamo e salutiamo di essere qui, per Salve. essere qui. Salve. Buongiorno. Salve, buongiorno. Oggi con loro e con voi eh, vogliamo parlare di un, um, di un evento, possiamo dire che è appena terminato da... Anche se ancora l'eco continua, continua a sentirsi. Che è la settimana del, del Black Friday. Abbiamo, ne abbiamo sentito parlare in televisione, per radio, sui social. Sono stati tanti messaggi. E oggi proprio vogliamo fare il focus su questo fenomeno. Lasciamo la parola ad Alessia che ci racconta un po'. Allora, ogni anno eh, l'agenda aspetta da la fantomatica. Settimana del Black Friday, è settimana importantissima per gli sconti a livello commerciale, sia a livello di beni, di beni e servizi. Allora, come posso dire? Allora, l'origine ci vuoi raccontare l'origine del Black Friday? Allora, Black Friday, perché la parola dice già, eh, eh, dice già tanto, significa venerdì nero. Mm -hmm. Questo venerdì in nero ha origine nel novembre del 1961, quando la polizia di Filadelfia è stata costretta a placare una folla di gente che si era accanita uh, sui negozi mm -hmm. per accaparrare gli oggetti più vantaggio più scontati. Sì. Allora, uh, C'erano tanti sconti. Tantissimi. Forti. Giustamente app hanno approfittato i, i il venerdì dopo il ringraziamento per andare ad acquistare i regali natalizi esatto. Cosa fondamentale per uh, giustamente bisogna Natale bisogna essere più buoni, bisogna donare, esatto, <ride> esatto. E da allora poi si è diffuso, sì. no? Questa uh, si è voluto con la consuetudine. La, vabbè. Si è, spa, vabbè. Diffusa. si è diffuso con uh, la globalizzazione. Sì. E in Italia, perché anche questa febbre americana è arrivata nel 2011 con il commercio online. Esatto, esatto. Dal 2011 con il commercio online è iniziata anche in Italia questo, questo movimento in cui la gente si mette in fila sia fisicamente che virtualmente per acquistarsi, come diceva Alessia, per accaparrarsi eh, i prodotti o i beni più scontati o l'offerta o la proposta migliore. No? E come dice Luigino Bruni in un articolo che è stato pubblicato recentemente su Avvenire, sembra che il Black Friday sia proprio l'inizio dell'anno dell liturgico della religione capitalista. Sì, perché anche il capitalismo può essere considerato a ben guardare una religione, perché come tutte le religioni tendono a dare una risposta a quelle che sono le ansie, le preoccupazioni, le inquietudini dell'uomo, così anche il capitalismo ha questa pretesa. Ovviamente la differenza è abissale, in quanto si tratta di una religione senza un orizzonte, senza un oltre, e i culti che è nelle religioni sono dei momenti che mettono in comunicazione con l'altro, con l'altrove, con, con, con un essere altro, Uh, nel capitalismo sono dei culti che sono strettamente orizzontali e quindi la, la differenza è sicuramente, è sicuramente tanta. In realtà all'interno del capitalismo il, il dio non è l'imprenditore, ma il dio è proprio il consumatore, perché il consumatore ha quelle risorse, ha i soldi per fare girare l'economia e come nelle religioni, in tutte le religioni, vengono offerti dei sacrifici eh, a questo dio, al dio eh, per placarlo, per ringraziarselo, eccetera, eccetera, anche nella religione capitalista al dio consumo, al consumismo vengono offerti dei sacrifici e cioè, questi sono gli sconti e i devoti sono appunto i consumatori i devoti di questa religione sono i consumatori sono i consumatori che eh, si, eh, si riversano come diceva Alessia come, appunto nel 1961 e eh, co eh, eh, in continuazione si riversano nelle strade si riversano nei negozi alla ricerca prima la regia eh, ci ha mandato queste immagini di gente che sfonda quasi eh, le, eh, le porte dei negozi per entrare, per comprare, ma sono delle scene che purtroppo, o, o, o mh, non purtroppo, insomma, delle scene che, che, vediamo, che vediamo anche noi. E così è un po' triste no? eh, pensare l'inizio di un anno liturgico in questo modo. No? Sappiamo, tan per tanti anni siamo stati abituati a vedere questo periodo, il periodo di preparazione a Natale, l'Avvento, no? viviamo oh, questo periodo preparandoci a Natale, ma come come, come, come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando eh, facendo il presepe o l'albero, ritrovandoci anche eh, magari a condividere questo mistero o qualche riflessione su questo mistero così grande, oppure come dice il Papa siamo travolti da questo vortice, no? dice, il Papa nell'enciclica Laudato sì al paragrafo 203 dice proprio questo, il mercato eh, si, per piazzare i suoi prodotti fa entrare le persone in un vortice, Compulsivo, in un vortice di acquisti compulsivo no? e in cui si comprano anche delle cose superflue. Spesso può, capita ed è capitato a tutti. No? Uh, uh, sicuramente eh, chi non, non si è trovato a comprare qualcosa uh, attratto dallo sconto, attratto dall'offerta, attratto dal 3x2, e poi in realtà mh, diciamo, tornato a casa non era, non era necessario avere. Quell'altro oggetto, quell'altra superlettira, è vero, eh. Matteo? Esatto, sì. Quante volte a noi è capitato, ad esempio, di, cioè di, di compensare un momento di infelicità, di delusione amorosa, ehm, facendo un acquisto al centro commerciale? Infatti, diciamo che la questione ehm, dell'acquisto compulsivo è legata soprattutto a una dimensione ferme per quanto riguarda la condizione umana. Infatti, generalmente, noi uomini dobbiamo andare incontro alla gioia e alla pienezza. Per donare appunto agli altri. Infatti, noi um, in questo periodo viviamo generalmente in una condizione individualistica, quindi mettendo sempre al centro i nostri problemi, uh, le nostre preoccupazioni per il futuro. Infatti, um, non so, um, per quanto riguarda il mondo del commercio, quindi il mondo economico, um, cerca di strumentalizzare questa nostra esatto. tristezza e quindi uh, di, in maniera illusoria di uh, trasformarla e quindi di. Uh, donarci felicità, che è una felicità effimera. Si blocca dopo, un, dopo aver effettuato l'acquisto, come ad esempio acquistando l'ultimo modello dell'iPhone, oppure ad esempio una nuova auto, l'ultima felpa uh, uscita della Nike, ad esempio. Uh -huh. Infatti il um, nostro Papa, il Papa Francesco, eh, nell'enciclica Laudato si riporta appunto che le, il poter fare acquisti distrae il nostro cuore e quindi non ci permette di vivere ogni singolo momento della vita e uh, distraendoci e quindi non, uh, di non realizzare uh, il nostro obiettivo, l'obiettivo che ci impone appunto uh, Dio. Di Dio essere felici, l'obiettivo certo. di essere felici, no? Eh, grazie Matteo, perché è bello questo. No? È bello che anche lo dica un giovane che si affaccia alla vita, che smaschera un po' quello che è, appunto la pubblicità, il mondo economico vuol farci, vuol farci credere che la felicità è una dimensione che appartiene all'uomo, sì, ma all'uomo nella totalità non è all'uomo eh, inteso nella sua parte fisica, ma anche nella sua parte spirituale. No? E i beni possono essere comprati e acquistati e. Vissuti anche in un modo spirituale possono diventare eh, tutto dipende dal nostro approccio no? ai beni, possono anche diventare un luogo di relazione, un luogo di condivisione eh, e questo è, mh, diciamo questo è auspicabile perché non devono essere demonizzati, no, devono essere vissuti in un certo modo perché, come diceva Matteo, la nostra felicità non sta nel rinchiuderci con l'ultimo iPhone per essere uguali all'amico, al compagno, per esatto. mantenere il nostro status sociale. No? La felicità sta nel dare agli altri nel darci, nel dare anche condividere il tempo. Anche il tempo è un bene, un bene prezioso che non si compra, non si vende, ma sicuramente si spende, si può spendere in tanti modi. No? E questo, e questo è bello. E siamo, dobbiamo un po', eh, sì, certamente, come dicevamo, non demonizzare questo momento, eh, eh, questo momento degli acquisti, questo momento, come diceva Alessia, dello shopping natalizio, che è giusto, è bello a Natale scambiarsi regali, no? Eh, mh, però valorizziamo anche, anche questo avvento valorizziamo questo avvento come cammino di preparazione al Natale vi vorremmo lasciare proprio con una con una con una suggestione di Don Tonino Bello. No? Sapete, eh, lui eh, ha scritto tanto sul Natale, ha scritto eh, tanto su un Natale diverso, su un Natale eh, passato a condividere, a condividere le cose, a condividere eh, i momenti, gli attimi. No? E, e lui diceva una cosa bella del Natale, diceva che il Natale è la festa eh, del volto di Dio, perché a Natale Dio decide di prendere un volto, un volto umano. E perché? Perché i volti sono quelli con cui noi interagiamo, no? adesso noi ci stiamo guardando, interagiamo attraverso dei volti. Eh, sì. I volti ci permettono di entrare in relazione, ci permettono di cogliere eh, le aspettative dell'altro, i bisogni, attraverso i volti passa, passa un mondo. No? E ecco perché eh, il, il cammino di preparazione a Natale e anche lo shopping, vi invitiamo noi della comunità Laudato Si sì, a viverlo in quest'ottica, in quest'ottica quest di, eh, di, di condivisione, sì, di condivisione del, eh, delle risorse, del tempo, dei beni eh, per, per arrivare appunto a, al, al Natale, al Natale alla festa del, del volto di Dio. Buon, buon avvento da, da tutti noi. Buon avvento. Come avevamo preannunciato, siamo pronti per collegarci con Monsignor Felice Acrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento. Eccolo, lo vediamo nel nostro maxi schermo. Buongiorno, buon, Monsignore, Buongiorno. ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, bentrovato padre Felice, grazie per essere qui con noi e per spezzare con noi un po' quello che è anche il tuo amore verso la storia di Francesco D'Assisi e per aiutarci anche a capire come nei temi che noi stiamo cercando di affrontare, ecco, come Francesco e la sua storia possano illuminarci. Bene. Per quanto riguarda un po' il taglio che volevamo dare a questo nostro momento, pensavamo alla visione francescana dell'uomo come custode della creazione. Ecco, noi andiamo al Salmo 8 dove l'uomo quasi esprime meraviglia eh, verso Dio che ha fatto quest'uomo poco meno degli angeli, gli ha dato potere eh, sulle opere delle sue mani e tutto ha posto sotto i suoi piedi. Ecco come troviamo in Francesco d'Assisi un riflesso di questa meraviglia espressa in questo salmo e come lui nella sua vita poi ha incarnato questo prendersi cura del creato. Ma eh, è chiaro che Francesco vive questo ideale, eh, direi, in una ma maniera straordinaria. Se noi pensiamo ad alcuna affermazione dei primi agiografi... Eh, vediamo come in qualsiasi elemento lui ritrovava eh, un riflesso di Dio, della creazione, o anche trovava un aggancio scritturistico, per esempio i vermi, eh, dice, vermiciattolo di Giacobbe, pensava all'espressione della scrittura e quindi aveva una cura eh, per ogni creatura, anche quelle che che possono apparire sono estremamente pericoloso o meglio sono come un giano bifronte no? perché il fuoco è elemento di salvezza perché garantisce all'uomo di sopravvivere in condizioni eh, direi così eh, no? climatiche avverse e al tempo stesso può essere elemento distruttore ma lui aveva un rispetto tale vedeva eh, delle, di ogni creatura il suo aspetto positivo o meglio quello per cui l'aveva ordinato il creatore e pensava eh, in termini eh, non conflittuali con ogni creatura, anche con il lupo. No? Abbiamo un racconto eh, poco conosciuto eh, perché è nella cosiddetta Passione di San Vercondo, è una delle testimonianze che non sono nelle fonti agiografiche francescane ma che ci trasmettono elementi interessanti di lui e dice che una volta passando nei pressi di quell'abbazia che è nel territorio eububino eh, gli abitanti, i contadini, lui era su un asinello, eh, gli dissero dice, guarda non proseguire oltre perché ci sono dei lupi, stanno scendendo un po' le tenebre e potrebbero eh, agganirsi sull'asino e far del male anche a te. E lui dice, avrebbe risposto, ma io non ho fatto nulla di male a frate Lupo perché lui debba avercela con me. Dice, Voi state in pace, figlioli, e servite Dio e continuò il suo percorso. Ecco come dice Francesco a questa, a questa visione di un rapporto non conflittuale che genererebbe da parte della natura un rapporto altrettanto rispettoso eh, quanto quello dell'uomo nei suoi confronti. Eh, questo per lui è chiaro eh, quello che francesco osserva anche con dolore è che poi le creature eh, rientrano nei piani di dio molto meglio dell'uomo perché l'uomo che potrebbe che è fatto a gloria di dio a immagine di lui eh, tante volte volta le spalle a dio e nella creazione si comporta, direi così, non da fratello, non da amico, ma da predone. E questo uh, rompe l'equilibrio e crea una serie di squilibri che poi danneggiano tutti. Ecco, padre Felice, io cito origine quando ha scritto, Dio ha donato all'uomo la terra, il mare e tutto ciò che essi contengono. Ha messo a sua disposizione il cielo, così come il sole, la luna e le stelle ha accordato agli uomini le piogge, i venti e tutto ciò che è nel mondo. E dopo tutto questo ha donato se stesso. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ecco, io ritrovo in questo elenco che ha fatto origine il cantico delle creature, perché proprio vengono nominate a partire dal sole le piogge. E poi trovo anche l'incarnazione, visto che siamo al ridosso del Natale. Credo siano due momenti importanti nella vita di Francesco da contemplare, le creature e la redenzione tramite l'incarnazione. Eh, Francesco vedeva, credo, un po' in maniera unitaria, no? come facce, facce di una stessa medaglia. Lui aveva eh, della vita del Signore, dice Tommaso D'Acelano, soprattutto l'umiltà dell'incarnazione, e la carità della passione, si erano, cioè i misteri centrali della fede si erano impressi nel suo cuore in maniera straordinaria, ma vedeva anche il creato come riflesso di lui, come dono suo e al tempo stesso avvertiva l'urgenza che tutto il creato lo dasse il Creatore esseri inanimati, le piante, gli animali, no? uh, i grandi luminari. È un discorso che tanto origine e origine quanto Francesco, anche se tra i due c'è una disparità no? uh, di studi enorme, cioè origine era un... Un genio religioso è un uomo di cultura immensa, Francesco è anche un genio religioso, ma non ha la cultura, non ha quella capacità tecnica di origine di affrontare i testi, eppure con la, con la, la penetrazione, direi, no, mistica, eh? Eh, lui, lui arriva in profondità allo stesso modo. Il loro percorso direi affonda le radici nel testo sacro della Bibbia. E Francesca aveva una grande venerazione anche per la parola di Dio. Eh, certamente non aveva la conoscenza della Bibbia che aveva origine neanche, neppure lontaneamente, però aveva compreso la centralità del Vangelo e, e ci si è conservato il suo breviario, no? Uh, che lui poi donò, eh, lasciò a Chiara, eh, cioè lasciò a Leone. Leone lasciò alle. Ebbe Leone che lo dette alle, alle sorelle, che lo conservano. E, e in quel breviario c'è anche un evangeliario, eh, un, una raccolta di testi evangelici. E sappiamo che Francesco, quando non poteva ascoltare la Messa. <coughs> si faceva leggere il Vangelo del giorno, come a dire veramente questo amore alla parola. Ecco, io credo che la radice profonda, tanto di, di origine quanto di Francesco, fosse lì nella scrittura santa. Ecco, uh, Padre Felice probabilmente ha già risposto alla domanda che stavo per farle, ma vogliamo concludere così perché la nostra chiacchierata sta volgendo al termine. Se San Francesco vivesse eh, il tempo ipertecnologico di oggi, cosa direbbe ai suoi simili? Ma io credo che intanto direbbe a noi più che dire forse ce lo insegnerebbe col suo modo di fare perché francesco eh, si sì, ha parlato ha tenuto i suoi discorsi in pubblico ma soprattutto ha insegnato poi anche con i gesti e tante volte con i gesti predicava allora credo che la prima cosa da cui ci metterebbe in guardia è proprio nella virtualizzazione dalla la virtualizzazione del contatto e delle relazioni. Credo che il primo, in questa società ipertecnologica, credo che Francesco ci, ci ricorderebbe l'importanza delle relazioni tra, tra uomo e uomo, tra persona e persona e tra uomo e le creature e la natura. Eh, la relazione, il contatto, anzitutto. E poi credo eh, lui insisterebbe molto sul rispetto, sul rispetto perché eh, noi mh, impariamo a vedere le persone, ogni creatura, le cose con gli occhi di Dio e a mantenerle nel progetto di Dio. Eh, quello che, che Francesco insegna è che a Dio è dovuta obbedienza, non possiamo cambiare i termini della questione, cioè non possiamo metterci al posto di Dio o non possiamo volere che Dio obbedisca a noi, siamo noi che dobbiamo obbedire a Lui e mantenere le cose secondo il suo progetto, questo ce lo direbbe credo in tutti i modi, perché il rischio è appunto quello che una visione egoistica delle cose, poi possa guastare tutto, possa guastare i rapporti tra persone e possa lasciarci soli, egoisticamente soli, perché l'egoismo può scavare un fosso intorno a noi. Noi possiamo avere le cose, possiamo avere tutti i piaceri che vogliamo perché il piacere è a nostra portata, ma la gioia è altra cosa ed è molto diversa. E credo che l'egoismo può portarci il piacere, ma non porta la gioia. E invece l'esistenza di Francesco comunica proprio questo, un'esistenza di per sé eh, vissuta eh, in una essenzialità estrema. Dei beni di consumo, nei cibi, cioè un'esistenza un ridotta all'essenziale che fa un'esperienza di gioia profonda, quando purtroppo molte volte le nostre esistenze piene di cose finiscono per essere sole e tristi. Grazie mille, grazie mille soprattutto per quest'ultima riflessione che ovviamente ci orienta anche a, una, a un modo più profondo di approcciarsi a questo Natale. Ovviamente Francesco c'è maestro in tante, tanti, um, come dire, tanti ambienti della vita e dell'esistenza in cui spesso noi sentiamo la solitudine, come anche Francesco l'ha provata nella sua vita allora Padre Felice grazie di cuore per queste tue parole, noi ci vedremo lunedì prossimo, giusto? Sì, sì alle 10.45 giusto esatto, so. perfetto sì. allora grazie di cuore e lanciamo la pubblicità e ci vediamo tra poco grazie, grazie a voi arrivederci allora E come vi avevamo già anticipato in apertura parlando di COP28, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere un collegamento in diretta proprio da Dubai. Perché è, eh, lì ha seguito tutti i lavori della COP Andrea Pesce, founder e eh, CEO di Zero CO2. Ecco, lo vedo già nel nostro maxi schermo. Buongiorno Andrea, ben, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Andrea, inizio. ben trovato. Con me c'è Fra Italo Sant'Agostino con il quale conduciamo ogni lunedì un programma dedicato alla sostenibilità, eh, è appunto dal titolo La regola della sostenibilità, da Francesco a Francesco perché... Eh, ecco, tra questi due pilastri della Chiesa oggi ci sentiamo più sicuri, più protetti, visto che il Papa è uno dei pochi leader mondiali a sostenere con forza il tema della sostenibilità senza stancarsi. E invece, vuoi raccontarci, eh, ecco, forse prima di arrivare a Dubai, alla COP28, ti chiederei eh, di raccontarci che cos'è zero CO2. Certo, Zero 2 è una start-up italiana che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale, ehm, quindi noi gestiamo progetti di riforestazione con l'obiettivo di rigenerare ecosistemi quanto più complessi possibili, sistemi boschivi, ehm, doniamo tutti gli alberi che piantiamo a comunità contadine sparse eh, in tutto il pianeta, principalmente però nei, nei paesi dove, dove siamo presenti. L'obiettivo di donare questi alberi alle comunità contadine è quello di supportarli da un punto di vista economico ed alimentare. Dovete immaginare che un albero è in grado di non solo dare tutti i servizi ecosistemici a livello naturale, come assorbire la CO2, produrre ossigeno o essere un habitat per gli animali, ma produce anche cibo e di conseguenza supporta la sicurezza alimentare delle comunità eh, contadine ma le supporta anche di futuro economico perché produce eh, beni che poi possono essere scambiati e di conseguenza riusciamo a supportare eh, contadini e contadine che nei paesi dove lavoriamo, che sono il Guatemala, eh, l'Argentina, la Tanzania, il Perù nella foresta amazzonica e l'Italia, ecco in questi luoghi noi supportiamo l'immaginare un futuro più dignitoso di queste, di queste comunità che molto spesso si trovano in condizioni di povertà o povertà. Estremo, ad oggi abbiamo tentato oltre 1.200.000 milione alberi, supportando migliaia di contadini e contenuti in tutto il mondo a immaginare un futuro più dignitoso. Questo è quello di cui si occupa Zero CO2. Bene, Andrea, sai Dubai non è proprio dietro l'angolo, quindi quando uno ci va deve essere abbastanza determinato perché Zero CO2 va a Dubai? Eh, bella domanda, eh, ma perché Dubai è. Quel, adesso, Dubai è quest'anno, no? però in generale tutte le COP, a prescindere da dove si tengono e dove si sviluppino, sono dei luoghi, degli appuntamenti eh, fondamentali perché dove si fissano gli obiettivi, le priorità ambientali per cercare di mantenere in equilibrio il pianeta. No? È evidente che le COP eh, danno un'indicazione, più o meno fissano verso dove dobbiamo portare la barca, poi sono gli stati che devono necessariamente mettere a terra eh, con idee e con eh, azioni concrete le, le direzioni che la COP indica. Allora non può una realtà come la nostra che si occupa di persone e ambiente e l'equilibrio necessario tra le due non essere presente in un luogo che definisce le priorità, definisce le modalità definisce un po' le sorti, se vogliamo esagerare, del pianeta, eh, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista, in senso più ampio, di sviluppo sostenibile. Quindi il 2 ormai da due anni ha deciso di partecipare alle COP cercando di portare la nostra visione del pianeta, la nostra visione di come si debba eh, fare sviluppo sostenibile, passando dalle persone attraverso la salvaguardia ambientale. Quindi questa è un po' la ragione. È sempre un'occasione, e questo lo aggiungo io per me, partecipare a, ad eventi come questo perché sono eventi globali. Dove la mattina parli con una persona che viene eh, dall'Africa subsahariana, il pomeriggio dal sud-est asiatico, la sera dal nord America e, e il giorno dopo mh, con, con persone completamente diverse, con idee diverse. E sapete qual è la cosa davvero interessante? È che le priorità di ogni singola persona sono completamente diverse. Perché noi abbiamo una visione eurocentrica definita dal nostro stile di vita, dal nostro benessere. Parlare con una persona che viene da un continente diverso, tendenzialmente dal sud del mondo, ci aiuta a ridefinire e a comprendere che quello che noi crediamo essere la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile, è tale ai nostri occhi: non è così sostenibile, non è così sviluppo sostenibile agli occhi di chi invece deve vivere gli effetti negativi spesso delle nostre scelte. Quindi, senza. Vuole essere fazioso o, o eccessivamente ideologico, però in realtà è molto utile e interessante alimentare un confronto continuo con chi è completamente lontano da noi e con chi non ha i benefici di vivere nella, in una delle prime dieci economie al mondo, come, come l'Italia. Oh, molto bella la, la riflessione che hai appena fatto: eh, la COP28, tra l'altro, sta, sta giungendo al termine, ormai poche ore, alla chiusura dei lavori. Ecco, Qual è il tuo bilancio uh, di questa COP? È un bilancio che, ahimè, cioè, si sì, sta finendo, ma è prematuro per fare il bilancio perché molto può succedere in queste ore. No? L'anno scorso, COP27, Sharm el Sheikh, Egitto, quindi Africa, le priorità erano cercare di trovare una modalità affinché le nazioni del sud che già vivono pesanti effetti del cambiamento climatico possano, in un certo modo, adeguarsi e poi risolvere i problemi. La discussione infatti dell'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti quanti, era intorno alloseil damage, no? quel, quel sistema tale per cui gli stati del nord supportano economicamente gli stati del sud. Questo perché a mio avviso si era in Africa e l'Africa è un continente povero che già vive gli effetti. Quest'anno siamo negli Emirati Arabi, che è uno dei paesi, una delle eccellenze mondiali. Della produzione di petrolio e si parla molto di petrolio, si parla molto di combustibili fossili, delle diverse possibilità che ci sono di impostarli, di immaginarli eh, nel futuro, no? si parla molto di come impostare la strategia da un punto di vista di abbandonare i combustibili fossili in modo più graduale o meno graduale. Il bilancio ve lo do fra 72 ore, quando effettivamente avremmo dovuto leggere i testi. Quello che sicuramente sto apprezzando molto è, la, è il dibattito che si sta portando avanti. È una COP dove il presidente, l'amministratore delegato di un'azienda molto molto grande che produce petrolio, una persona che chiaramente sta portando avanti gli interessi dell'azienda che rappresenta, i suoi interessi, che poi dall'altra parte mi sembra che con... Particolare lucidità sta anche dicendo, ragazzi, dobbiamo cercare di produrre delle soluzioni. Io non lo so se questo è, è solo un teatrino che si fa in pubblico o se effettivamente lui sente la responsabilità del ruolo che oggi ha eh, davanti a tutto, a tutto il pianeta. Quindi, per rispondere alla tua, alla tua domanda, mi sono un po' allargato. Il bilancio è un bilancio da un punto di vista utilitaristico positivo perché il primo giorno abbiamo detto che okay, and damage approvato e queste qui sono le modalità più o meno specchietto per l'Odele il, il budget che è stato allocato a questo fondo però intanto c'è e intanto si può iniziare a operare quindi meglio che niente perché è il meglio il nemico del, del bene e, la seconda cosa è che sono stati allocati tanti fondi per la transizione ecologica e gli Emirati si sono committati in questo e anche questo è ottimo è ovvio che la sfida è vera è quella sui combustibili fossili e su come verranno integrati nel testo finale in termini di abbandono graduale, totale o se non, ci, non si citerà eh, nessuna di queste due opzioni e quindi dobbiamo aspettare. Oggi in questo preciso momento è prematuro poter dire se è stata una COP particolarmente positiva o semplicemente neutra. Guarda, intanto ti ringrazio perché... Hai risposto compiutamente, altrimenti ti, ti davo appuntamento lunedì prossimo. Eh? <ride> no, va bene, va bene. No. È, è davvero, per me, le COP sono un momento dove eh, in troppi ci mettiamo insieme a dire è tutto inutile, è tutto un teatrino, perché siamo un po' tutti quanti stanchi, probabilmente, del, dell'inconsistenza politica che spesso dobbiamo vivere sulla nostra pelle. In realtà, ahimè, dobbiamo riconoscere che le COP sono l'unico e l'ultimo forse appuntamento che davvero conta, è davvero consistente per poter immaginare su quali basi fondare il futuro del pianeta e quindi dobbiamo dargli tutti quanti un po' di fiducia, dobbiamo cercare di eh, agevolare per chi può partecipare i negoziati proponendo soluzioni. Eh, e quindi io sono sempre molto scettico su i sistemi internazionali che pensano al nord, soluzioni per il sud, però in questo caso penso che non abbiamo tante altre soluzioni, quindi dobbiamo cercare di giocare una partita che sia equidistante ed equilibrata. E poi Andrea ha indirettamente confermato una cosa che dicevamo noi all'inizio della trasmissione, che in questi appuntamenti così grandi c'è un piano ufficiale che ha un suo percorso, ma anche un piano fatto, io ho fatto l'esempio delle decisioni prese sul lavoro davanti alla macchinetta di caffè. Come accennavi tu, l'incontrare le persone, il dialogare, scambiarsi i punti di vista, apre la mente e questo non può far altro che tanto, tanto bene. E COP 28 è anche questo, al di là del baraccone ufficiale. È esattamente, esattamente così. È davanti a un caffè eh, coltivato in Guatemala, fatto in Italia, consumato a Dubai che in realtà persone guatemalteche, italiane e eh, latine si, si mettono d'accordo o provano a immaginare il futuro del pianeta, no? E quindi non poter essere più d'accordo con, con le tue parole, è evidente che sono occasioni dove il pianeta si, si incontra, si prova a mettere d'accordo. Ripeto, se poi torniamo nei nostri rispettivi paesi e ci dimentichiamo di tutte le, le promesse, di tutti gli obiettivi, di tutte le mh, idee condivise, nelle stanze di Dubai boh, cioè, le danno un buco nell'acqua. Tanto però bisogna provarci. Cioè, Andrea, <coughs> ti, ti ringraziamo per essere stato con noi stamattina, per esserti ricavato del tempo. Da voi sarà già pomeriggio, eh, in realtà, e mi auguro che in futuro possano esserci altre occasioni per ritornare su questi argomenti e magari per guardare anche avanti con il vostro aiuto, anche perché insomma. Eh, lasciatelo dire e eh, ci fa estremamente piacere, ma probabilmente è, è, una, è una tendenza e potrai telegraficamente confermare o smentirmi il fatto che di queste tematiche così importanti oggi si occupano prevalentemente giovani professionisti come te e come voi di zero CO2. Eh, è, così, è così, sentiamo la responsabilità, ma soprattutto l'urgenza di dover proporre soluzioni e quindi ci imbocchiamo le mani che proviamo a fare quello che si può Per questo motivo ecco, per questo ulteriore motivo non ti diciamo addio ma arrivederci e quindi speriamo di ritrovarti presto Grazie mille e buona giornata a tutti e a tutte noi ringraziamo ancora una volta Andrea Pesci di Zero CO2 per la sua presenza, la regola della sostenibilità, ridiamo la linea alla regia e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Alla prossima settimana. Buona giornata.